Buonasera a tutti, amici miei carissimi, bentornati per una nuova puntata di Don Leonardo Risponde. Cominciamo subito la risposta alle domande. Mi raccomando, ribadisco prima che inizi la trasmissione, quindi niente domande personali, ecco, né attinenti alla sfera privata e personale di chi le fa, né tantomeno attinenti alla sfera privata come la mia. Di chi le riceve, ecco, evitiamo anche domande di curiosità, ecco, quindi manteniamo sempre questa trasmissione dentro un profilo, diciamo così, ecco, buono, perché altrimenti diventa, anziché un aiuto, ecco, una cosa che non aiuta, quindi una cosa che potrebbe diventare anche un ostacolo. Gesù è nato il 25 dicembre. Già questa è una domanda che non facciamo le domande che si debbano fare alla Santissima Trinità, ecco, perché io non sono la Santissima Trinità, sono soltanto povero prete. La liturgia della Chiesa celebra la nascita di Gesù il 25 dicembre, per cui presumibilmente la data di nascita di Gesù sarà venuta in quel periodo, ecco, che non sia esattamente lo stesso giorno, la stessa data. Non ha nessunissima importanza, l'importante è che Gesù sia nato, così come l'8 settembre, a quanto pare, insomma, in base ad alcune rivelazioni, non sembra essere la data reale di nascita della Madonna, così come quindi l'8 dicembre non sarà la data reale del suo Immacolato Concepimento, ma queste cose non hanno nessuna importanza trascendentale. Quindi l'importante è che le celebrazioni siano fatte, dalla Chiesa, e sappiamo benissimo che il nostro Signore sottoscrive quello che fa la Chiesa, anche quando, per ragioni, diciamo così, contingenti, derivanti da come dire, non correttissima informazione storica di quello che si è trasmesso, non siano esattamente proprio corrispondenti al reale, ma questo ha un'importanza del tutto marginale. Bricca 970 chiede: buonasera, Don, quando si lascia tra le mani del defunto la corona del rosario, si deve staccare il crocifisso in quanto andrà sottoterra? Io questa cosa non solo che non l'ho mai sentita, no? E non credo proprio che sia da farsi, ma addirittura è gesto di grande devozione, insieme al rosario, lasciare anche il crocifisso tra le mani del defunto. Quindi una cosa di questo genere, non so chi l'abbia detta, insomma, io non l'ho mai sentita e non mi sembra assolutamente né da farsi né opportuna. Quindi Giamma Laurenti: ho letto che pregare la coroncina della Divina Misericordia per un moribondo determina la salvezza di quell'anima. È così? Anche se il moribondo è persona lontana dalla vita sacramentale. Grazie. Allora, Giamma Laurenti, non facciamo domande, come ho già detto, no? Io non sono la Santissima Trinità. Certamente, il nostro Signore Gesù Cristo ha raccomandato di pregare la coroncina della Divina Misericordia per i moribondi, e possiamo sperare che questo ottenga delle grazie, insomma. E cioè, io ritengo che magie, non esistono magie e cose certe di nessun tipo. Immaginiamo se andasse in giro sta storia che se si prega la coroncina della Divina Misericordia su un moribondo, pure se quello era un criminale, un mafioso, non va all'inferno, insomma, no? Quindi tutte quante le cose vanno bene, purché siano usate, diciamo così, con grano salis, con umiltà, ecco, con la nostra condizione, diciamo, terrena. È certamente un mezzo straordinariamente efficace, insomma, ma chi è che può dire se questo fa scampare dall'inferno anche un'anima che è vissuta una vita lontana da Dio? Cioè, sicuramente se non fa un atto di contrizione, se non chiede perdono, quella non è che ottiene la salvezza, no? Certamente la coroncina della Divina Misericordia attirerà delle grazie sull'anima per cui viene fatta, per cui avrà degli aiuti in più se ne ha bisogno per fare quell'atto di pentimento almeno in punto di morte. Ma da qui, insomma, dire con certezza che la vada in paradiso, questo non so dove ha letto questa cosa, no? Quindi non, io ritengo che sia sempre opportuno essere cauti e prudenti, sia in un modo, sia in una direzione, sia in un'altra, usare tutti i mezzi che Dio ci ha messo a disposizione e sperare che il Signore ci salvi e salvi tutti. Paolo Dux chiede: buonasera, Donardo, se una persona commette un peccato contro lo Spirito Santo, se si pente può ottenere il perdono?
Allora, qui consiglio anzitutto l'ascolto del ciclo di catechesi, basta andare sul canale YouTube, cercare Peccati contro lo Spirito Santo e gli usciranno tutti quanti una serie di video, perché i cosiddetti peccati contro lo Spirito Santo, che ne sono sei, la disperazione della salvezza, la presunzione di salvarsi senza merito, l'impugnazione della verità conosciuta, l'invidia della grazia altrui, l'ostinazione nel peccato, l'impenitenza finale, queste sono le fattispecie che ha nucleato la tradizione della Chiesa, non consistono, cioè, in un atto sporadico, sono degli stati, diciamo così, dell'anima, che evidentemente fino a quando sono presenti, ecco perché non dice il Signore che non è possibile scampare e raggiungere la salvezza se ci si trova in queste condizioni, perché fino a quando si sta in queste condizioni si impedisce alla grazia di Dio di operare. Sono tutte quante situazioni a diverso titolo di chiusura radicale alla grazia. Perché la respirazione della salvezza è chi non confida nell'infinita potenza della divina misericordia. Il peccato di Giuda è il peccato di Caino. E se tu non invochi, non confidi nella divina misericordia, non puoi ricevere il perdono. La presunzione di salvarsi senza merito è il contrario, chi si pensa che Dio è un bonaccione, questo oggi è molto più diffuso, che tanto qualunque cosa faccio mi perdonerà e me ne vado in paradiso. Ma questo non è scritto da nessuna parte, perché per andare in paradiso, per quanto oggi qualcuno non voglia sentire queste cose, ma la dottrina cattolica rimane sempre la stessa, si va in paradiso non soltanto perché Dio è buono e misericordioso, ma anche per le buone opere che abbiamo compiuto, perché mi sembra che l'atto di speranza che ci hanno insegnato quando andavamo al catechismo, mio Dio, spero dalla tua bontà, per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo e per le tue promesse, di avere la vita eterna e le grazie necessarie per meritarle con le buone opere che io posso e debbo fare. Perché non si va in paradiso senza aver fatto le buone opere, quindi non si fa. E quindi presunzione di salvarsi senza meriti, quindi chi si mette a pensare che Dio è un bonaccione, uno sciocco, che qualunque cosa ho fatto vi manda in paradiso, sicuramente in paradiso non ci andrà. La stessa cosa l'invidia della grazia altrui, quando il Signore ci mette davanti un santo, non ci mette davanti un santo per invidiarlo, ma ci mette davanti un santo per convertirci e per imitarlo. Quindi se uno, anziché convertirsi e imitarlo, lo invidia malamente, vanifica quella grazia di Dio. L'impugnazione della verità conosciuta, cioè se uno nega una verità che conosce come tale, Dio per portarci alla conversione non ci prende a schiaffi, ma cerca di persuaderci attraverso la conoscenza della verità, che poi muove la nostra coscienza alla conversione, la nostra volontà al medesimo fine. E se questo non c'è, Dio non può operare. La stessa cosa vale per l'ostinazione nel peccato. L'ostinazione nel peccato, insomma, quando uno continua, 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 reitera peccati, magari ci aggiunge pure una caterva di confessioni sacre, continuando a fare sempre le stesse cose senza nessun pentimento, e poi impenitenza finale. Impenitenza finale è quando nemmeno agli ultimi richiami che la grazia fa, che la Chiesa ha sempre insegnato, che fino all'ultimo il Signore cerca di fare il possibile per salvare un'anima, e che dica di no fino alla fine. Quindi non si tratta di, cioè, la bestemmia contro lo Spirito Santo non è come quando uno dice un'ingiuria contro Gesù Cristo, contro la Madonna o contro il Padre, che la dica alla terza persona della Santissima Trinità. Non è semplicemente questa, d'accordo? Quindi è dire contro lo Spirito Santo, vedremo domenica nella festa di Pentecoste, è colui che è incaricato di agire dentro di noi, e lo Spirito Santo, in quanto agisce dentro di noi, si chiama grazia, ma la grazia deve essere accolta dal nostro cuore. E se nel nostro cuore ci sono delle chiusure blindate, come queste fattispecie, la grazia non può entrare e quindi siamo noi a sottoscrivere la nostra condanna eterna. Inquisitore SR Ecclesie scrive: buonasera padre, si può considerare il Secretum di Petrarca come un testo di meditazione? Ecco, grazie Valentino. Allora Valentino, chi le parla ha soltanto quasi 49 anni. Quindi il Secretum di Petrarca lo ha studiato oltre 30, 33-34 anni fa. Per cui, con tutto l'amore che avevo verso la letteratura, io sto Secretum di Petrarca, adesso, se non ho il testo davanti,
Non è che me lo ricordo così bene da poter dire facci la meditazione. Mi sembra una stravaganza, insomma, di per sé. Adesso non vorrei offendere questo grande poeta, insomma, ma le meditazioni si fanno su testi, diciamo così, di natura prettamente spirituale, quindi non su opere letterarie, per quanto posso, cioè come se uno dovesse fare la meditazione sui Promessi Sposi. Promessi Sposi certamente è un romanzo scritto da uno dei più grandi cattolici italiani, insomma, come Alessandro Manzoni, però farci la meditazione, certamente il romanzo ha lo scopo di farci riflettere un po', perché tutti quanti i personaggi, insomma, sono delle figure abbastanza caricate in un senso o in un altro, quindi così come la Divina Commedia di Dante, insomma, no? Però che uno la mattina si mette, invoca lo Spirito Santo e prende il terzo canto dell'inferno per fare la meditazione, mi sembrerebbe una cosa un pochino stravagante, insomma. Quindi sono certamente delle cose, questa è la grande tradizione anche letteraria cattolica, anche San Francesco si studia in letteratura italiana. Quindi una volta c'erano grandi cristiani, insomma, grandi cattolici tra i poeti italiani, adesso un po' meno certamente, ecco, però da qui a prendere le opere per farne dei soggetti di meditazione mi sembra, insomma, un po' troppo. Ecco, soggetti di meditazione in senso ampio, sì, perché quelle opere sono state appunto scritte per farci riflettere, ma di meditazione in senso stretto ci sono altri testi che sono certamente più indicati. Un'altra domanda, stasera pare che sono gettonati i peccati contro lo Spirito Santo, ma abbiamo già risposto. Ecco, Nicola Vedda dice come capire sulla vocazione. Allora, Nicola Vedda, ma io come faccio a rispondere a sta... cioè, d'accordo, se uno ha la vocazione deve fare un cammino di discernimento e certamente deve cominciare a parlarne con una persona reale. Io adesso non posso qui in questa sede, come dire, fare tante cose, no? Né certamente posso sapere questa cosa così. Bisogna fare un percorso di discernimento, chiaramente che sia motivato, non è che la vocazione così cala dal cielo, generalmente si sentono dei desideri, delle spinte, delle aspirazioni interiori, così che Dio ci attira verso di sé. Se perdurano nel tempo, quindi che non è un fuoco di paglia derivante da qualche emozione passeggera, si va da un sacerdote reale, non tramite streaming diretta Instagram, si parla e si farà un primo percorso di discernimento e poi eventualmente, se la cosa sembra, diciamo, fondata, a seconda del tipo di vocazione che si prospetta, ci si rivolgerà al delegato della diocesi per le vocazioni. Tutte le diocesi, i vescovi hanno un sacerdote di fiducia incaricato di seguire le proprie vocazioni, al sacerdozio diocesano. Se uno sente un'inclinazione alla vita consacrata, si entrerà in contatto con il promotore vocazionale, si chiama generalmente così, almeno di quelle congregazioni che conosco io, della singola congregazione, e si farà un cammino di discernimento specifico in un secondo momento per vedere se è possibile un ingresso in una congregazione religiosa, se questa è quello che si sente, oppure nel seminario diocesano. Ricca 970 dice: a causa del numero chiuso non tutti riusciremo a partecipare alla Santa Messa. Si può seguire in streaming e i sacramenti si possono ricevere in un secondo momento. Allora, tutte queste cose attinenti adesso al regime particolare che stiamo vivendo, io non posso rispondere a questa domanda perché, e tutti quanti dobbiamo imparare che esiste la Chiesa. Dice, lo sappiamo che esiste la Chiesa, è certo che lo sappiamo, ma adesso spiego un attimino come funziona la Chiesa, d'accordo? Perché adesso, in questa situazione, allora, c'è stato un protocollo tra la Conferenza Episcopale Italiana e il governo, adesso vi dico io. Una cosa fatta dalla CEI, che è la Conferenza Episcopale Italiana, non è immediatamente operativa in tutte le diocesi, d'accordo? Perché le conferenze episcopali non hanno la possibilità di imporre a un vescovo
che è, come dire, nella diocesi è una sorta di piccolo papa. Capite bene il senso in cui dico, perché ha una potestà ordinaria piena e immediata dentro la diocesi, d'accordo? Soltanto il papa lo può scavalcare a un vescovo, perché la facoltà del papa, oltre che piena, immediata, ordinaria, è anche suprema, universale. Ok? Quindi nella diocesi, detto proprio in soldoni, comanda il vescovo. Allora, alla luce di quel protocollo, i vescovi italiani tutti hanno fatto dei decreti in cui raccolgono in linea di massima più o meno le indicazioni, ma poi da un punto di vista pratico operativo si riservano la facoltà di dare delle singole disposizioni che sacerdoti e fedeli sono tenuti poi a mettere in pratica, d'accordo o non d'accordo, gli piacciono o non gli piacciono, siano belle o siano brutte, perché la Chiesa è fatta così, la Chiesa è una gerarchia. Non è una, come dire, cioè è fatta così. Io non posso obbedire al vescovo per le cose che condivido e che mi piacciono. Se c'è una cosa che non condivido e non mi piace, non gli obbedisco più, faccio come mi pare. Non si può fare questa cosa qui. Capite? Cioè, la Chiesa è fatta così. Ti piace o non ti piace? Se qualcuno pensa che si possa fare una Chiesa a propria immagine e somiglianza, gli eretici ne hanno già fatti 500.000. Si accomodi, farò la 500.001, d'accordo? Sono 2000 anni che stanno a fare chiese su chiese, no? Quindi non ci sono alternative. Allora, la risposta a questa domanda è chiaro che, per esempio, alcuni vescovi hanno detto, si raccomanda, per esempio, il mio vescovo ha raccomandato ancora di mandare lo streaming delle messe per le persone che sono impedite o per le persone che magari hanno paura, perché c'è ancora questa psicosi del contagio, quindi che non se la sentono. Altri vescovi hanno proprio dispensato, hanno mantenuto la dispensa dal precetto domenicale, quindi allora, che cosa deve fare? Deve parlare con il parroco suo, perché i vescovi poi hanno nelle parrocchie i loro rappresentanti. Io sto in parrocchia non a titolo mio personale, perché qua mi ci ha mandato il vescovo. Cioè, io nella parrocchia rappresento il vescovo, capite? Cioè, un prete non è autoreferenziale. Io quando celebro una messa nomino il vescovo Mariano e Papa Francesco. Non posso non stare in comunione col vescovo e col Papa, altrimenti io sto fuori dalla Chiesa Cattolica. Capito? Allora, io qui rappresento il vescovo e metto in pratica. Se qualcuno mi chiede che dobbiamo fare, ti dico: nel decreto del vescovo di Latina c'è scritto questo, quindi si fa questo. Bricca 970 farà parte di una diocesi X, va dal parroco e gli senta un po': padre, ma se io non riesco a venire a messa la domenica, che faccio? La seguo in streaming? È possibile? È previsto? A parte che anche il parroco può dare la dispensa in caso di necessità dal precetto domenicale, quindi queste cose bisogna saperle, d'accordo? I sacramenti non c'è stato nessunissimo problema, perché la confessione. Io ne ho letti diversi di decreti, non soltanto quello del vescovo mio, mi sono capitate tra le mani diversi decreti. Generalmente la confessione, per la maggioranza dei casi, è evidentemente possibile, con le mascherine, col distanziamento, quindi non in confessionale, in un ambiente un pochino più ampio che garantisca la privacy, ma dove ci sia anche la possibilità, insomma, di stare in sicurezza. Quindi questo per dirle, la risposta è molto facile, basta rivolgersi al parroco, il quale è veicolo, oltre che garante, dell'attuazione di quello che il vescovo ha stabilito per quella diocesi. D'accordo? Gerry Amoroso dice: buonasera padre, ho letto che nei vaccini per il virus ci sono feti abortiti e altro ancora. Solamente mi astenere dal farlo. Allora, io non so assolutamente nulla di questa cosa. Si dice, e sembra che sia fondato, che alcuni vaccini siano, come dire, non so se nella produzione, credo nella produzione ci siano, non di feti, ci siano delle cellule tratte da feti abortiti o forse sperimentazione e cose di questo genere. Bisogna appunto prima essere sicuri di questa cosa, perché se si è sicuri di questa cosa,
Certamente è illecito l'uso di quel singolo vaccino, però non si può dire ho letto e si dice, quindi si deve avere la certezza che un certo vaccino è stato prodotto in questo modo. E evidentemente, se è stato prodotto in questo modo, non è lecito ricorrervi, insomma, però bisogna esserne certi. Ecco, Paolo Dux, la dispensa della mensa domenicale è ancora in vigore? Ho già risposto. Rispondendo alla domanda precedente, questa è una domanda che non si fa. Don Leonardo risponde, perché Don Leonardo non è né vescovo né papa, ma è soltanto un povero prete sperduto di una piccola ma bellissima comunità della diocesi di Latina, quindi non ha voce in capitolo su questo argomento, no? Teresa Bianchi 04, come si può conciliare l'umiltà con il concetto di autostima? Ma l'umiltà e l'autostima cristianamente interpretate sono esattamente la stessa cosa. Quindi non sono concetti contraddittori, perché la persona che è veramente umile, cioè se tu andai a parlare con la Madonna non ti avrebbe detto che era una peccatrice. Assolutamente. Nel Magnificat dice d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, insomma, quindi non credo che abbia detto che era una peccatrice, insomma, no? L'umiltà consiste semplicemente in questo qui, nel riconoscere che tutte le cose buone che dobbiamo riconoscere che ci sono in noi non vengono da noi ma vengono da Dio. Ecco, quello che la Madonna non poteva fare, perché sarebbe stata una bugia, ma noi sì, invece dobbiamo riconoscere il molto di malato, di marcio che esce da noi. Non solo a livello di peccati, ma purtroppo anche a livello di miserie, di imperfezioni, di debolezze, chi più ne ha più ne metta. E quello viene da noi e ci fa stare sempre nella Valle Santa dell'umiltà, ma questo non è che genera depressioni o mancanza di autostima. Cioè, la sana autostima non è la superbia, d'accordo? O l'orgoglio di dire che è una persona che si pensa di essere padre eterno o pensa di avere soltanto qualità e pregi, di non avere nessun difetto, anche se a parole dice che ce l'ha, ma poi di fatto non ne ammette nessuno e sta sempre a guardare quelli del prossimo. Questa non è autostima, questa è superbia. La stima, dice San Paolo, dice: non valutatevi più di quanto sia conveniente, ma ciascuno si valuti in modo da avere di sé una giusta valutazione. Questa valutazione, se io, come dire, ho fatto degli studi, non posso andare a dire in giro che sono ignorante, cioè sono ignorante di tutte le cose che non ho studiato, e sicuramente avrei potuto studiare molto di più, avrei potuto saperne molto molto di più, però io non sono ignorante di diritto, perché l'ho studiato. Quindi non sono ignorante di latino e di greco perché l'ho studiati, quindi li leggo, li traduco, d'accordo? Certo, poi sono ignorante, cioè l'umiltà qual è? Quattro cose che sai, cioè le cose che non sappiamo sono infinitamente di più di quelle che sappiamo, quindi se uno fa il galletto perché sa quattro cose, cade subito nella superbia, ma come dire, l'umiltà non è negare una cosa che oggettiva che ci sta. Quindi non c'è nessuna possibilità, insomma, di contraddizione. Lucia Franco 71-85, fare la comunione spirituale di questi tempi secondo me è uguale. Lucia Franco, io ho già parlato di questo argomento Don Leonardo risponde di 2 settimane fa. Confesso che sono esasperato, ecco, dalla mole di messaggi che continuano ad arrivarmi, di mail, di contromail, che faccio, che non faccio, ce l'ho proprio fino a qui. E in quella sede spiegai che la scelta riguardo come comportarsi a seconda delle disposizioni che siano state date nella propria diocesi è scelta di coscienza e personale che va fatta davanti al Signore secondo quello che detta il cuore e la coscienza. Punto. Ben sapendo che accostarsi alla comunione sacramentale è sempre un atto
che un fedele deve fare in maniera responsabile, perché non è che uno prende parte, se costa la comunione è così, perché per accostarsi alla comunione si insegna alla Chiesa che dobbiamo essere in grazia di Dio, non dobbiamo aver mangiato un'ora prima, quindi io posso anche essermi mangiato un cioccolatino prima di entrare in chiesa e non posso accostarmi alla comunione in quel caso, d'accordo? Nonché pensare e considerare che si va a ricevere, che ci sta ancora, insomma, no? E tante altre cose, d'accordo? Uno potrebbe. Ci stanno persone santi che offrivano il sacrificio di non comunicarsi. Si può fare questa cosa qui. Perché ti offro questa grande sofferenza di non riceverti sacramentalmente per tutti quelli che invece non ti ricevono sacramentalmente per negligenza. È un gesto ascetico possibilissimo questo qui. Ci sono persone, e io le conosco, che quando partecipano a magari a cerimonie, che ne so, un matrimonio o un funerale in cui sono coinvolte, che sanno benissimo che terminata la celebrazione non potrebbero stare neanche 2 minuti a fare un minimo di ringraziamento, un minimo di raccoglimento, in coscienza dicono: se io devo fare la comunione e non posso manco dirgli ti voglio bene a Gesù e me lo devo portare a spasso senza dirci una parola, preferisco non farla. Ora, su tutte queste cose, quello che ho sempre io ho, come dire, cercato di sottolineare è che forme di violenza su questi tipi di scelta o di condizionamento anche, a mio avviso, non sono ammissibili. Io non ho mai detto a nessuno fai questo o fai quell'altro, d'accordo? E non lo dico. E se qualcuno fa in un modo, prendo atto e rispetto. E se qualcuno fa in un altro prendo atto e rispetto, perché se anche io avessi un'opinione mia personale, io questa non la posso imporre al prossimo. Non posso. D'accordo? E in certi casi è anche inopportuna dirla, perché essendo per esempio io una persona, non sono tutto quanto questo gran famoso, eccetera, eccetera, però un minimo conosciuto sono. Non voglio, d'accordo, che qualcuno si senta influenzato nelle sue libere scelte, da quello che io potrei pensare. E quindi il mio compito non è dire fai questo o fai quell'altro, questo va bene o questo va male, come ho fatto 2 settimane fa, dare degli elementi utili per poter fare nel cuore un proprio personale discernimento, sulla base del quale uno davanti a Gesù prende le sue decisioni, le offre al Signore e se sono fatte in coscienza certamente saranno a Lui gradite, in qualunque direzione vada. D'accordo. Quanto mi piacerebbe non dover ritornare più su questo argomento, insomma, perché ecco, vi assicuro che le mail sono, che poi ho sempre un autotreno di mail arretrate, ma sono in continuazione su questo argomento. Quindi scusi se le faccio un'altra domanda, sono un ragazzo di 16 anni, ecco. Oh, ecco, mi fa molto piacere che ci siano giovani a seguire questa trasmissione. Mi consiglia di leggere il libro Dio accessibile a tutti di padre Carrigula Grange. Allora, figlio mio, padre Carrigula Grange in sé è un ottimo autore. Questo testo io non l'ho letto, quindi non so di che cosa tratti, ma male non dovrebbe farti. Ti do del tu, perché avendo 16 anni, insomma, sei molto molto giovane. E quindi, però il testo non lo conosco. L'autore, per quanto ne so, per quello che ho letto, per quello che ho studiato di questo autore, è Doc, d'accordo? Quindi è un autore edificante. Quindi tu prova, tanto il massimo che succede potresti avere qualche difficoltà di comprensione, perché Carrigula Grange era insomma, un uomo di una certa statura, insomma, anche culturale. Diego Daloi, è possibile che una persona sia canonizzata mentre si trova in purgatorio? Ma questo anche questo, Diego carissimo, cioè, io non posso mica tanto sapere, quindi non parte, insomma, che cioè, noi sappiamo questo, che una persona che è canonizzata in forza del fatto che questo lo riconoscono tutti quanti i canonisti, insomma,
è impegnato il magistero infallibile della Chiesa in una canonizzazione, quindi che una persona canonizzata sia andata a finire all'inferno è impossibile, d'accordo? Ecco, poi che non sia passata per il purgatorio, io questo non lo so, non lo posso affermare con certezza, insomma, non so neanche come funziona il processo di canonizzazione, insomma, no? La Chiesa, quando fa un processo di canonizzazione, sicuramente la prima cosa che admira è la verifica dell'eroicità, delle virtù di una persona, per quanto evidentemente è stato umanamente testimoniabile e conoscibile. D'accordo? È chiaro che le coscienze le giudica soltanto nostro Signore, perché come ha scritto anche il Papa nella bella, ecco, nella bella, cos'era, non era un'enciclica, era una lettera apostolica, mi sembra, comunque nella Gaudete et Exsultate, quella che parla della santità, parla dei cosiddetti santi della porta accanto, ci sono persone, anime, che magari non andranno mai agli onori dell'altare, ma che andati dall'altra parte ci ritroveremo anche in un alto grado di gloria. Perché non è stata una santità, come dire, pubblica, in qualche modo conosciuta o riconosciuta, ma conosciuta da Dio solo, e magari da qualche persona che è entrata in contatto con questo sant'uomo o sta santa donna, e tu te la trovi dall'altra parte in un altissimo grado di gloria, eppure non è stata canonizzata, insomma, no? Quindi, ecco, diciamo che quello che la Chiesa afferma con certezza, ecco, la Chiesa fa questo, che ci sono delle persone, cioè i santi, che sicuramente hanno raggiunto la beatitudine, perché a prescindere dal giudizio circa eventuali debolezze o miserie che possano aver avuto, e che comunque spetta a Dio solo, hanno comunque oggettivamente dato prova e dimostrazione di una vita cristiana di elevato livello. Poi questi dettagli, diciamo così, particolari, noi non possiamo scendere, non possiamo darli. Gianluca Verdoria, buonasera padre, ma se uno commette sempre gli stessi peccati per debolezza, è già condannato o si può salvare? Allora, l'ostinazione nel peccato abbiamo già visto che è un peccato contro lo Spirito Santo, l'ostinazione nel peccato. Adesso, questo è un discorso che non si può affrontare in generale, Gianluca, ma questo è un discorso che si deve affrontare in particolare. Quindi particolare vuol dire in sede di confessione sacramentale, spiegando bene la situazione, perché bisogna vedere cosa intende per debolezza, perché tutti siamo deboli, d'accordo? Ma io le assicuro che la Chiesa insegna che un cristiano battezzato, giustificato, quindi che vive con la grazia santificante, quindi che sta in grazia di Dio, che usa la confessione e fa la santa comunione, se vuole può non peccare. Questa è dottrina della Chiesa sulla base di Sant'Agostino. D'accordo? Per cui il peccato volontario non c'è debolezza che tenga, se uno vuole uscirne. È chiaro che se uno non vuole uscirne, poi accampa 100.000 scuse. D'accordo? Certamente lo spirito è pronto, ma la carne è debole, certamente, ma non è vero che ci stanno peccati da cui non si può uscire. Non è vero questo qui, perché Gesù non è andato in croce a farsi una passeggiata, insomma, o a fare uno scherzo, o a giocare. Ecco, il sangue di Cristo non è acqua, il sangue di Cristo è una cosa molto molto seria, e ci ha realmente redenti, e noi siamo realmente giustificati, che ne dicesse Martin Lutero, d'accordo? La giustificazione ci rende giusti, ci rende santi, d'accordo? Oggettivamente. Cancella le colpe commesse, ci dà la grazia per stare lontani dal peccato e per tendere verso la santità. Questa è la nostra condizione di figli di Dio. Che ci possano essere delle situazioni di debolezza soggettive, allora lì bisogna andare dal confessore, spiegare la situazione nei dettagli se uno vuole un aiuto, perché il confessore dovrà verificare. Tu sei debole? Bene, ti dico io come devi fare a fortificarti. Fai questo e fai questo se vuoi uscire da questo peccato.
se ritorni, ti dico, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, se non l'hai fatto vuol dire che questa non è debolezza, questa è cattiva volontà. Non scambiamo la debolezza con la cattiva volontà. Ecco. Poi, condanne o salvezze sono cose che non spetta a noi dirle, ma spetta al nostro Signore. Ciò che la Chiesa e un ministro della Chiesa può dire sono le cose oggettive. Chi è che non si salva, insegna la Chiesa, chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito. Chi è che raggiunge la salvezza? Chi muore in grazia di Dio, senza avere sulla coscienza peccati gravi che non siano stati rimessi o perché non sono stati commessi o perché pur commessi sono stati confessati con sincero pentimento. Questo è quello che possiamo dire da un punto di vista oggettivo, ecco, ma mai insomma parlare da un punto di vista soggettivo. Salve Don Leonardo, pensate che un anno bisestile sia un anno funesto e un pensiero di tipo scaramantico? Grazie. Evidentemente sì, insomma, no, perché bisogna anche poi vedere quali sono gli anni funesti o gli anni fasti, insomma, no, quindi bisogna anche vedere, insomma, no. Se uno legge l'oroscopo per curiosità commette peccato, ogni cosa che viene fatta per curiosità è peccato, perché la curiosità, diceva San Bernardo, è il quarto grado dell'orgoglio nel suo trattato sull'umiltà e sulla superbia. Quindi addio le cose fatte per curiosità, tanto per farle. La curiosità è sempre un piccolo peccato. Ovviamente non è un peccato mortale, insomma, nella sua natura, ma è cosa che non piace a Dio. Poi, se la curiosità cade su una cosa che non deve essere letta, perché l'oroscopo è a detta del Catechismo della Chiesa Cattolica, non certamente mio, eh? Tra i peccati contro i primi tre precetti del Decalogo, insomma, no? Perché offende la santità di Dio, da cui solo dipendono le sorti del cosmo, della storia e dei singoli, non dalle congiunture degli astri, ecco, o peggio ancora da altre sciocchezze e stupidaggini, no? Quindi offende la maestà di Dio, ma offende anche l'intelligenza dell'uomo, che va a pensare a queste cretinate, insomma, e certamente quindi quando la curiosità cade su questo punto, certamente non è una circostanza attenuante, ma una circostanza aggravante, insomma, della già quantomeno debolezza imperfetta e peccaminosa della curiosità, no? Padre, che ne pensa dell'apparizione di Garabandale e dei segreti che la Chiesa non riconosce? Allora, ho fatto una premessa all'inizio di questa trasmissione. Ecco. Le domande dirette e personali non devono essere fatte né a me né a nessuno. Perché, tra l'altro, quello che io penso, che potrebbe non essere opportuno dirlo, non è vincolante perché su un'apparizione, la mia posizione, diciamo così, di sacerdote e di membro della Chiesa Cattolica non è diversa da quella di qualunque altra. Quando un'apparizione non è riconosciuta, si ha libertà di credere, di non credere, di prenderne atto, di non prenderne atto. Quindi si ha questo tipo di libertà. Non sempre è opportuno, per le stesse ragioni che dicevo prima, manifestare apertamente il proprio pensiero, specialmente insomma su certe questioni. Quindi il giudizio sulle apparizioni mariane spetta, come la Chiesa insegna, alla Chiesa stessa, ordinariamente al vescovo del luogo dove l'apparizione è avvenuta, a meno che, come nelle grandi apparizioni, quello che è successo per esempio e che sta succedendo con Medjugorje, a meno che quando si tratta di cose significative, la Santa Sede non avochi a sé la competenza a dare un giudizio su una certa apparizione. Fino a quel momento, se non c'è niente di contrario alla fede, se non c'è niente che turba per esempio le persone, perché
alcune apparizioni vere o presunte contengono delle cose che qualche persona vive malamente, le vive con turbamento, le vive con agitazione. Consiglio dei maestri di spirito di stare lontano da ciò che ci turba e ci mette in agitazione, tenendo sempre presente che stando nella chiesa, magari fossimo già tutti quanti ben formati e ben forgiati nella fede divina e cattolica, nella rivelazione pubblica, che se fosse approfondita in cui essi in essa fossimo ben formati, non sarebbe necessaria la divina bontà e provvidenza, come dire, alimentare certi aspetti della rivelazione pubblica che a volte diventano un pochino obsoleti attraverso le rivelazioni private. Quindi sempre è preferibile cercare e battere le vie sicure. San Giuseppe presumibilmente quando morì, e Maria c'è un libro sulla Sacra Famiglia. Allora, San Giuseppe, secondo la tradizione, è morto prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, per questo che San Giuseppe è il patrono della buona morte, perché è morto dalle braccia di Gesù e di Maria. Secondo la tradizione, Maria è morta a 72 anni. La corona francescana, che è appunto di 70 Ave Maria più 2 conclusive, ricorda appunto gli anni che secondo una certa tradizione sarebbero stati quelli della vita terrena della Madonna. Un libro sulla Sacra Famiglia non c'è, certamente ci sono delle rivelazioni. Sor Cecilia Bai ha scritto La vita di San Giuseppe, per esempio, molto bella. Maria da Greda ha scritto La mistica città di Dio, che è la vita della Madonna. Sono dei testi molto molto belli, e a mio avviso edificanti, che non contengono niente che possa far male alla fede. Se uno vuole, si possono tranquillamente leggere. Diego Daloi dice: negare il giudizio e la giustizia di Dio è eresia. Domanda è abbastanza retorica. Cosa diciamo noi nel credo che recitiamo ogni domenica? Di là verrà a giudicare vivi e morti. Quindi quello che noi recitiamo nel credo sono tutte quante le verità di fede divina e cattolica, cioè il giudizio particolare, il giudizio universale, sono due verità di fede non impugnabili. Cioè, certamente ci sarà quando moriamo un giudizio particolare e alla fine della storia il giudizio universale. È chiaro che chi lo nega è eretico. È evidente che la Chiesa insegna che tra gli attributi di Dio c'è la giustizia, e la giustizia è proprio la giustizia retributiva in senso stretto, nel senso che Dio esercita la giustizia dando a ciascuno il suo, ciò che si merita, sia nel bene che nel male, perché il grado di gloria che arriva in paradiso è proporzionale ai meriti che abbiamo avuto, ed anche le pene dell'inferno Dio non permette che i diavoli tormentino un dannato più di quanto si è meritato. E si è meritato tanto in base al numero, alla specie, alla gravità dei peccati che ha commesso. Le litanie lauretane nel rosario sono facoltative, il diavolo soffre per le litanie. No, che il diavolo soffra per le litanie è una cosa abbastanza facile da dire, insomma, perché dovunque si preghi la Madonna il diavolo soffre, insomma, quindi le litanie lauretane certamente di per sé sono un coronamento del Santo Rosario, quindi, ma è bene terminare il Santo Rosario con le litanie lauretane, cioè il Rosario è bene recitarlo bene, cioè cominciare con il Credo, il Padre nostro, la Ave Maria, gloria al Padre, prima della corona, che sono poi fare cinque misteri, poi fare la Salve Regina, poi pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Io suggerisco anche di fare un'Ave Maria per il proprio vescovo, in modo tale che esprimiamo al termine del rosario la nostra comunione, ecco, in gerarchia con tutta la Chiesa, che passa attraverso le due, diciamo così, le due figure più significative per ogni battezzato, oltre che per ogni prete, che sono appunto il vescovo e il papa, e poi chiudere con quel canto di lode e di invocazione alla Madonna, che sono le litanie con la benedizione. Questo è un bel rosario, insomma, detto bene con tutti i crismi.
Sì, vi prego insomma di fare domande, di non, un po' che qualcuno insomma di non scrivere commenti e manifestazioni di pensiero personale, perché altrimenti diventa complicato. Qui sì, è bene fare domande, insomma, non esternare come se fosse insomma un post con commenti le proprie personali posizioni. Maria Donato, è vero che sono coppia lì al sacramento matrimoniale in stato di verginità? Dio fa dei doni particolari all'uomo. Il bastone di San Giuseppe e la donna il velo di Maria. Allora, il bastone di San Giuseppe e il velo di Maria, non so esattamente cosa siano, insomma, se qualcuno ci avesse un velo della Madonna, se me lo porta, insomma, che gli do un bacetto, insomma, e poi glielo restituisco, mi farebbe un grandissimo piacere. Non sto scherzando, lo dico scherzando, ma non sto scherzando, insomma, no? Ah, è evidentissimo che se una coppia arriva al matrimonio in stato di verginità, cioè questa è una domanda retorica, no? È evidentissimo che quella coppia sarà benedetta dal Signore perché sono arrivati al matrimonio come Dio vorrebbe che tutti arrivino al matrimonio. Perché nella volontà di Dio è evidentissimo che il sigillo dell'amore e il darsi completamente a una persona richiede che il corpo dello sposo appartenga solo alla sposa e viceversa. Cioè, la castità prematrimoniale è un atto di amore verso il nostro sposo, perché se fosse nostro Signore il nostro sposo, la stessa, ma meglio ancora, no? D'accordo? Perché nella vita di un cristiano, o uno si sposa o uno non si sposa, però non è detto che si consacri, d'accordo? Ma se ti sposi con una creatura umana, il tuo amore appartiene tutto a lei. Se non ti sposi con una creatura umana e quindi ti sposi col creatore, meglio ancora, hai custodito il tuo corpo e non hai fatto danni al prossimo e appartiene tutto a lui. Quindi, cioè, tutti quanti i no che si dicono prima di un matrimonio saranno finalizzati al fatto che quando tu dirai a quella persona ti amo, non sono chiacchiere, d'accordo? Ma l'hai dimostrato prima ancora di conoscerlo, d'accordo? Rispettare una persona che ci abbiamo al fianco, d'accordo? È un atto di grandissima, oltre che di grandissima, come dire, di grandissimo amore di Dio, di grandissima purezza, ma è anche un atto di grandissima nobiltà, di grandissima classe, se mi passate insomma questo termine, no? Perché io non mi prendo ciò che non è mio. Non mi posso permettere, d'accordo? Io non sono sicuro che colei, io racconto sempre questa è la verità, la mia storia la conosco tutti quanti, insomma, io sono stato fidanzato per 7 anni prima di entrare, di capire che dovevo farmi prete, insomma, e ringrazio il Signore che abbiamo vissuto il fidanzamento come mantenendo la verginità. In modo tale che la persona che poi ha sposato, pensate un po', no? La persona che ha sposato. La mia di allora ex fidanzata, pensiamo un po', no? Cioè, penso che sarebbe rimasto molto molto scandalizzato, no? Se, ma così non è stato, insomma, per grazia di Dio, certamente io non me ne faccio un vanto, ne ringrazio il Signore, ma io ero convintissimo allora, dico, ah, guarda che se non mi sposo te, non mi sposo. E infatti non mi sono sposato, ma potevo sapere che il nostro Signore mi avrebbe fatto diventare sacerdote, no? Quindi se avessimo fatto le cose prima del tempo, non avrebbe potuto amare in verità quello che poi è diventato suo marito. Perché ti amo vuol dire io dono a te totalmente me stesso. Il corpo, che oggi viene, dovrebbe essere visto solo da colui e da colei che amiamo, e per gli altri dovrebbe rimanere un mistero. Ma questa sarebbe la vita cristiana. Io non ho paura di dire queste cose, non ho paura di apparire retrogrado o cose di questo genere, perché se qualcuno ci pensa bene, io credo che se qualcuno ci pensa bene, capisce che una vita di questo genere sarebbe molto molto più bella. Certamente è impegnativa, certamente. Capite? Se una donna vuole mettersi l'abito bianco al matrimonio, bellissimo l'abito bianco, ma l'abito bianco è significativo, d'accordo? È significativo di qualcosa che ci deve essere, perché
Io non dico mai niente, insomma, no? Ma il nostro Signore non è stupido e non è cieco, insomma, no? Se Nicola Vedda, la Chiesa punisce gli omosessuali. Preferirei che domande di questo genere non fossero neanche, insomma, fatte, no? Perché la Chiesa punisce gli omosessuali, insomma, torniamo indietro di qualche secolo, insomma, no? La Chiesa come si insegna ormai da anni, non ha il compito di essere madre maestra, quindi di dire questa condotta è buona e questa condotta non è buona, d'accordo? E fa questo per amore dell'uomo, d'accordo? Come dice che gli atti omosessuali non sono ordinati secondo la legge di Dio, dice anche, ne abbiamo appena parlato, che i rapporti prematrimoniali, anche tra persone di sesso diverso, non sono ordinati secondo la legge di Dio. L'adulterio non è ordinato secondo la legge di Dio, d'accordo? Ecco, ma condanne o cose di questo genere, condanne o assoluzioni, spettano al nostro Signore. Quello che fa la Chiesa, e se una persona si va a confessare, la Chiesa è ministra della misericordia di nostro Signore, non spetta. E la Chiesa condanna oggettivamente degli errori. Certamente, se poi qualcuno, come dire, incorre in un errore, è chiaro che, come avviene quando qualcuno viene scomunicato per eresia, è chiaro che l'eresia non vive, come dire, campata in aria, è portata avanti da qualche persona concreta. Ma la Chiesa non ce l'ha con l'eretico in quanto tale, la Chiesa ce l'ha con l'eresia. E quindi, condannando l'eresia, è chiaro che deve essere dichiarato fuori della comunione della Chiesa chi professa quell'eresia, no? Allora, Maria Grazia Gramigna. Ave Maria, se dovesse tornare una pandemia peggiore di quella appena passata e costringerci a un lungo isolamento, potrebbe essere possibile che la Chiesa consenta di confessarsi via Skype? Allora, Maria Grazia, io lo ritengo, a parte il fatto che sui se e sui ma, insomma, vabbè, comunque, proviamo a rifletterci sopra. Io lo ritengo abbastanza difficile, perché i sacramenti sono una cosa molto seria e molto reale, nel senso che, per esempio, la confessione, cioè, io credo che molti fedeli, perché anche, cioè, anche noi, prima che ci prepariamo alla confessione quando studiamo questo sacramento, ma anche dopo, quando continuiamo ad approfondirlo da sacerdoti, la confessione è un sacramento serissimo. La confessione richiede una riservatezza assoluta, d'accordo? Assoluta. Riservatezza assoluta che deve essere constatata, verificata. D'accordo? È vero che Skype non può essere intercettato, ma se io confesso una persona via Skype, io vedo, che ne so, chi ci sta lì vicino. Non posso, cioè, e non mi posso fidare, d'accordo? Perché quello che avviene durante la confessione è blindato dal sigillo. Non c'è nessuno al di fuori del penitente e del sacerdote a cui sia permesso di conoscerlo. Nessuno. Né può essere per nessun motivo tirato fuori al di fuori del contesto sacramentale. E non soltanto, cioè, diciamo così, ciò che attiene ai peccati in senso stretto, cioè non è che io non posso dire Tizio mi ha confessato questa cosa, che sarebbe la violazione diretta del sigillo sacramentale, io non posso dire proprio niente. Pensate, un sacerdote non può neanche parlare col diretto interessato, fuori della confessione, di quello che è stato detto in confessione. E addirittura un sacerdote pecca, questo perché lo sappiate, quanto la Chiesa blinda questa cosa, solo se ripensa a una confessione volontariamente. Cioè, se a me mi viene in mente una confessione che ho ascoltato, io devo distogliere il pensiero, devo trattare questo pensiero, capite quello che dico, come se fosse un pensiero, come se fosse un peccato impuro, un pensiero impuro. Se a me viene un pensiero impuro anche a te, la prima cosa che devi fare è togliertelo dalla testa. Così, se
Se mi viene in mente un peccato impuro, e voglio dire una cosa sentita in confessione, devo distogliere l'attenzione. Quindi per queste motivazioni la confessione richiede il contatto diretto tra sacerdote e penitente. E io non credo, tutto è possibile, ma lo ritengo molto 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 improbabile, molto molto difficile una cosa di questo genere. Ci mancano 1 minuto e 22. Buonasera padre, quali sono i peccati che possono essere confessati solo al penitenziere? Non ci sono peccati che possono essere confessati solo al penitenziere, ci sono dei peccati, diciamo così, più gravi, in cui si incorre in censure canoniche. Adesso io dovrei andarmene a rileggere perché non me li ricordo tutti quanti, se ci fosse il mio amico Don Pierpaolo, che è un canonista, forse li sa a memoria. Sono quei peccati che hanno delle censure canoniche che il penitenziere ha la facoltà ordinaria dal vescovo di poter rimettere. Pax 61, buonasera padre, mi scuso se nella sua catechesi l'angelo custode mi è sfuggito il fatto di sapere se il nostro angelo rimarrà con noi anche dopo la nostra morte. Domanda da rivolgere alla Santissima Trinità, figlio mio, figlia mia, perché io non lo so. Se rimarrà con noi anche dopo la morte, perché non so come funziona in paradiso, che cosa succede in paradiso, insomma, no? Quindi me lo auguro, ma non lo posso affermare con certezza. Ci salutiamo prima che Instagram ci tolga la voce, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.